Don Franco nasce a Misano il 1 di novembre 1912. Da Olivo è Medici Albina. Terzo di cinque fratelli, entra in seminario a Cremona. Ordinato sacerdote nel 1937, vicario urbano, docente nelle scuole cittadine e collaboratore dell'arcivescovo. Durante il periodo della guerra venne incaricato di mantenere i rapporti con il cardinale di Milano Schuster. Nei tragici giorni del 25 aprile fu incaricato di parlamentare con i tedeschi e i fascisti per la resa. Intervento riuscito. Dalla testimonianza dei partigiani non sappiamo cosa ha detto questo piccolo prete. Nascose in parrocchia diversi ebrei, comunisti e socialisti, prima, poi i fascisti. Finita la guerra ritornò a fare il preposto parroco a Borgo Loreto, dove diede accoglienza ai profughi del Polesine e poi ai profughi Giulino Dalmati, tanto da essere nominato padre dei profughi. Era nato nell'umile paese di Misano e lì ha voluto tornare. Negli anni 30 e poi nel dopoguerra, con gli scout compì diverse imprese e salvataggi in Alta Valle Camonica. Venne nominato dal CAI guida emerita. Anni 50, Ponte di Legno, Villa Albina, casa della fraternità operaia. Tanti misanesi a buon prezzo vi trascorrevano le vacanze. Inoltre ospitò i profughi del Polesine, i Giuliano Dalmati e i rimpatriati dalla Libia. Thank you.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa cerimonia dove finalmente inaugureremo una piazza ad un parroco misanese di nascita e cremonese di adozione che si è fatto amare ovunque sia stato per le sue opere e il suo carattere. È stato cappellano militare negli Alpini sul fronte francese dove si è guadagnato con la sua opera la croce al merito di guerra. Tornato a casa è stato inviato a Borgo Loreto dove si è distinto per l'aiuto portato ai profughi più umani e la vicinanza ai più deboli. Non si è mai dimenticato di Misano e nemmeno i misanesi di lui. Infatti anche la nostra comunità ha partecipato attivamente alla costruzione della chiesa di Borgo Loreto. Col cuore e con le braccia si è guadagnato l'onore di essere cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Una vita dir poco intensa. Quest'anno, 2022, è un anno particolare per quanto riguarda gli anniversari. Festeggiamo il 150° della fondazione del Corpo degli Alpini. 110 anni dalla nascita di Don Amigoni, avvenuto il 1 novembre 1912. 40 anni dalla sua morte, il 17 novembre. Sono quelli di Misano che sono presenti oggi e sono sempre presenti a Misano per le occasioni importanti. Come diceva Mauro vi ha raccontato in modo ovviamente molto riassuntivo, perché ci sarebbe tanto da dire sulla storia di Don Franco Amigoni, però le tappe fondamentali ve le ha raccontate. E questa richiesta da parte del gruppo Alpini ormai è datata a qualche anno, perché risale a prima della pandemia. Prima della pandemia è arrivata questo auspicio che noi abbiamo subito sposato per portare avanti l'iniziativa, ma poi purtroppo sapete bene cosa è successo, abbiamo dovuto fermarci e poi ogni anno non sembrava mai quello giusto, perché primo lockdown, secondo lockdown, nuova ondata. Siamo arrivati un po' tutti, la cerimonia doveva svolgersi questa primavera, però purtroppo le lungaggini burocratiche non del comune ma degli enti superiori. La memoria di un Franco Amigoni. Fanfara! Onore a Don Franco Amigoni! Oh, applauso. Bene compiuto da Don Franco. L'inizio di una opera nuova suscita in noi sentimenti di gratitudine, di speranza e di riconoscenza. Come dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Anche noi, in qualche modo, onorando la memoria di Don Franco, diventiamo cooperatori di Dio. Ogni volta che in spirito di servizio veniamo incontro alle necessità. Thank you.
sentito parlare di questa chiesa e di questo sacerdote di Borgo Loreto, perché, come è stato ricordato, era un uomo amato.